La trasmissione DJ Chiam Italia che è gestita da un manipolo di valorosi il cui capitano, lo dico soltanto per una questione anagrafica, mica per valore artistico, ma insomma, assolutamente, no, anzi, ha un figlio di 24 anni. Poverino, sì, lui sì che mi fa tenerezza. Ma anche il papà. Perché il papà è rimasto da solo, perché i due figli se ne sono andati di casa, avendo uno scelto di studiare all'estero e l'altro invece di andare a vivere per i fatti propri. Come è giusto che sia, giusto alla sua età, perché ha già un'età. Quanti anni ha? All'età ci arrivavo. Perché so quanti anni ha. Questo ragazzo viene a casa dal papà una volta alla settimana, sì, quando gioca la sua squadra del cuore. Sì, sì. Ma ieri sera mi ha detto: papà, io mi sa che per quest'anno non ci vengo più a vedere no, a casa, neanche in campionato. No, Filippo, cagato. Devi continuare, perché il campionato non è ancora chiuso. Quindi continua a venire. Perché da quando sei nato, Filippo, sì, la Juventus non ha mai più vinto la Champions. Questo ragazzo è nato esattamente due giorni prima, cioè lui è nato e la Juventus almeno l'ha vista, diciamo, dall'incubatrice. Esattamente, più o meno. esattamente. Che palle, sì. Che palle. Poi pensate solo una cosa: usciva Tranquifanchi degli articolo 31 e la Juve sollevava la coppa, per dire, quell'anno lì, nel 96. Sì, ma al di là delle tante sconfitte, un conto se tu arrivi in finale e perdi. Tangentopoli era appena finita. Lo so che è imbarazzante arrivare in finale e perdere, io ero presente almeno in due o tre di queste occasioni, però adesso non ci arriviamo neanche vicini. Quello. Capito? Neanche vicini, 3 anni di fila che veniamo fatti fuori, quarti di finale, ottavi di finale. Non fa ridere, fa male. Scusa, fa tanto male. Se uno capisce l'andazzo, può evitare di partecipare a quel torneo. Ci ho pensato anch'io. Scusa, ma non conviene. In questo caso, anche per non rimanere qui a parlare soltanto di calcio in maniera vagamente tecnica, allarghiamo un po' il gioco delle metafore, no? Certo. È come se tu, non so, avessi sfiorato l'appuntamento con una ragazza che ti piace tantissimo, poi l'appuntamento è andato, diciamo così, a farsi benedire, ma tu non è che rinunci del tutto alle speranze. Dici, magari ce n'è un'altra di occasione, oppure, lo so, hai messo da parte i soldi per comprarti una borsetta, l'hai puntata per tantissimo tempo, poi finalmente arrivi lì in quel negozio e la borsetta l'hanno già venduta, ma l'anno prossimo la rivenderanno ancora. Men è semplice, è come avere l'uccello di Rocco, ma al momento giusto non ti dire. Là ci vuole la nerchia. Però che funzioni. Esattamente, ma questo Cristiano Ronaldo, dico io. No, ma che poi qualcuno stamattina dice: ma come, eravate in 11 contro 10? No, amico, non hai visto la partita. Eravamo come sempre 10 contro 10. Ma dico di fatto, se tu hai Cristiano Ronaldo, comunque giochi in 10. Dopodiché lui il suo gollettino lo fa e alla fine dici: vabbè, è come se non ci fosse, però poi segna e quindi va bene. Ma dico io, non segna. Ma ti tenevi a Mauri, che era tanto volenteroso. Prende 31 milioni all'anno. Ma Mauri prendeva 31 euro. No, però prendeva 31 milioni in gel per i capelli. Quello è vero. Tu non ti ricordi come quello era pettinato? Me lo ricordo. Mauri. Me lo ricordo. Insomma. Brutta storia, ma è soprattutto una maledizione che inizia a diventare tipo quella dei Red Sox. Sì, però quest'anno devo dire che c'è più coerenza. Ecco, se voglio cercare e trovare qualcosa di buono, negli altri campionati, nelle altre stagioni, lo dico da tifoso juventino, c'era una Juve che dominava in campionato. Sì, è vero. E poi faceva cagare in Coppa. Adesso facciamo cagare sempre. No, vabbè, la Coppa Italia e poi c'è ancora. Questa caratteristica. Abbiamo la finale con l'Atalanta. Una squadra da poco. C'è questa caratteristica quest'anno, che la squadra comincia a giocare verso il 40° del primo tempo. Ho visto. Primi 40 minuti sembrano una banda di drogati. Quelli che sono un po' fumati qualcosa e stanno pensando troppi ad altro. Primi tempi così, insomma. Completamente, un po' buttati via. Vabbè. Illusion, anche quest'anno è stata un'illusione. Quindi con un po' di autoironia accettiamo anche di partire con questa canzone, che peraltro non era neanche buona. Non è male. Comunque, sai, anche nel male c'è qualcosa di buono sempre. E mi fa esclamare: questa la devo ballare. Mi metto davanti allo specchio e mi sputo le mostrette.
sono svegliato male stamattina. Ma guarda, ti posso capire. Guarda, ti posso capire lì. Che la notte mi aveva un po' allontanato. No, è brutto. Poi quando ti svegli e ti ricordi. Sì, sì, io mi sveglio molto presto. No, e quindi sto per mezz'ora, un'ora del letto e poi penso esame a quello di realtà. Che devo fare, dico no, oggi devo affrontare la realtà ancora. È brutto. Non ho neanche letto la gazzetta.